Siamo qui per presentarvi una bellissima mostra allestita presso Casa Morandi a Saronno, precisamente nella Sala Nevera. La mostra si intitola La dimensione poetica della vita ed è l'esposizione di una serie di opere di Marco e Claudio Cattaneo, aperta fino al 4 novembre. Le opere di Claudio Cattaneo, di cui qui vedete un esempio, sono molto interessanti perché hanno una configurazione del tutto personale. L'opera di Claudio Cattaneo si inserisce nel solco del naturalismo già seicentesco, ma è più vicino a quella che Rossana Bossaglia definisce la nuova oggettività, eppure la supera. Le opere di Claudio Cattaneo hanno una caratteristica, pur presentando elementi della quotidianità, oggetti che sono corredo della nostra dimensione giornaliera, vasi, bicchieri, piatti, oggetti, dicevo appunto, della quotidianità che acquistano però un senso più ampio, più profondo, rimandano a un altro, a un altrove che ci invita a riflettere. Ad esempio, quel filo che pende dall'alto in questo quadro è il segno di un altrove, un al di là sul quale noi ci poniamo delle domande. Ecco, a questo proposito chiedo proprio a Claudio: qual è il senso del filo? Che significato volevi dare a quel filo che si discosta dalla zuppiera e acquista forse una connotazione più ampia? Durante la realizzazione del quadro io mi sono accorto che avevo la necessità di inserire un elemento che desse un senso estetico a questo lavoro. E poi quindi è sceso questo filo dall'alto e ho potuto, anche meravigliandomi, vedere che questo filo dava un qualcosa di misterioso al lavoro stesso. Quindi un elemento, quello di cui parlavi un po' poc'anzi, che suggerisce una lettura metafisica, non realistica, di un'opera che non è senza dubbio un lavoro riproduttivo della realtà. Vuoi spiegarci il titolo allora della mostra? La dimensione poetica della vita è un titolo che è stato pensato e suggerito da mia moglie Adriana Maselli, che mi segue in questa avventura, diciamo. E effettivamente il quotidiano, tutto quello che ci passa attraverso il vivere di tutti i giorni, per me, e anche mi sono accorto per mio figlio Marco che fa le acque forti, ha sempre un qualcosa di poetico, nel senso che riusciamo a trasferire sulla tela o sulla carta anche le piccole cose che ci capitano tutti i giorni, però acquistano una dimensione metafisica, diciamo, ecco, che va oltre il reale. Perché rimandano e sono forse poetiche anche perché nascono o suggeriscono, ricordano esperienze personali, ma mi pare che alla fine si rivolgano a, diciamo, suggeriscano un sentire che è universale. Sì, c'è nei miei lavori tantissimo, entra il ricordo, perché i miei quadri nascono con questa luce mediterranea
e però poi vengono realizzati nello studio in inverno, quindi quando fuori il tempo è grigio. E c'è questa, chiamiamo, necessità di ricordare i momenti dell'estate, diciamo. E quindi questi quadri hanno sempre questa valenza un po' surreale. Questo quadro si intitola Il panno rosso. Come vedete è una bellissima opera, molto intensa, di cui mi piacerebbe conoscere la genesi. Ci puoi parlare della genesi di questo quadro? Il panno rosso è nato come la maggior parte dei miei quadri per la mia necessità di fermare dei ricordi. La luce che accarezza i chicchi di uva e la bottiglia, una bottiglia vecchia che avevo in casa, è qualcosa che diventa vivo durante la realizzazione. Il panno rosso serviva proprio come, possiamo dire, come coreografia di una rappresentazione teatrale. È davvero infatti molto scenografico e di grande effetto. Adriana, qual è il titolo di questo quadro bellissimo? È intitolato Arianna l'attesa. Se lo spieghi? Ed è inserito in un ciclo di quadri che sono stati dedicati al mito di Arianna. Quindi Arianna attende inutilmente il ritorno di Teseo. Per quello che io ne so, poi la scelta del nero, fu suggerita dal fatto che il nero avrebbe esaltato quella luce che scende ad accarezzare il volto, il décolleté, le mani della ragazza, mentre il gomitolo richiama al mito di Arianna. È un mito che attira, che attrae molto Claudio perché ricompare in altre opere. Sì, il quadro si inserisce in un ciclo di opere che sono state dedicate al mito di Arianna. Perché lo attira in maniera particolare questo Ma mito? veramente è stato casuale, perché si scoprì una ragazza particolarmente adatta a far da modella, si chiama Arianna e poi da cosa nasce cosa, come succede sempre per lui, perché il quotidiano gli suggerisce, i temi delle sue opere, e così è stato per Arianna. Essendo la modella una modella interessantissima, gli ha suggerito di non fermarsi ad una sola opera, ma di farne tante, svilupparne tante. Ricordo peraltro un interessante acquerello che costituisce lo studio preliminare all'opera. Ha lo stesso titolo? Si intitola. Sì, Arianna l'attesa, studio per l'olio. Perché, come lui tante volte ripete, quando si tratta di dover eseguire un'opera molto impegnativa, soprattutto per le dimensioni, preferisce utilizzare l'acquerello che è più veloce, per poter verificare se potrà funzionare. E quindi lo studio è funzionale all'opera più importante. E questo ci dice molto sulle capacità tecniche, eccezionale capacità tecnica di Claudio Cattaneo, perché tutti sanno che l'acquerello non è una tecnica assolutamente facile, ma una tecnica complessa che richiede tempo e perizia. Adriana, ci vuoi spiegare il titolo nella sua completezza, I Cattaneo, la dimensione poetica della vita? Abbiamo voluto inserire Marco prima di tutto perché Marco certamente ha la dimensione poetica della vita. Avere la dimensione poetica della vita significa per me, però io non faccio altro che rubare il pensiero di Wisława Szymborska, la grande poetessa di recente scomparsa, che
che dice che la dimensione poetica della vita è di chiunque faccia un lavoro, può essere il medico, il ciabattino, non è necessariamente che sia catalogato come artista, solo per un'esigenza personale e perché è spinto dalla necessità di mettere a disposizione degli altri il suo talento. Quindi sempre si mettono da parte o almeno passano in secondo piano gli interessi commerciali. Sia Claudio che Marco non hanno assolutamente il senso pratico, ne sono privi. E questo, diciamo che a me li rende ancora più cari, perché la dimensione poetica della vita ti aiuta a vivere con leggerezza. In più io divento la proprietaria di fatto delle loro opere, perché come hanno compiuto un'opera se ne dissociano, non gli interessa più e sono protesi verso la nuova opera. Inoltre Marco è un validissimo collaboratore del padre, perché tutto quello che riguarda l'organizzazione dei cataloghi, la promozione delle mostre è cosa che riguarda lui. Quindi io ho pensato, forzando anche la volontà di Marco, perché difficilmente Marco si mette in mostra, che fosse importante inserirlo, perché nonostante le opere possano sembrare ad uno sguardo disattento molto diverse, se noi le osserviamo con attenzione ci troviamo la stessa tensione, perché se può essere poetico un ramo di gelsomino appoggiato su una ciotola di limoni, penso che non ci possa essere nulla di più poetico di un cielo gonfio di nuvole. Noi avrete qualcuno che ha visitato la mostra, avrà avuto anche il piacere di leggere che spesso l'opera di Marco si accompagna ad una poesia. A volte intenzionalmente lui invece lascia che la poesia la scelga lo spettatore.